Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi mostro alcune novità per il mese di luglio di Passione Unghie. Allora, non ho acquistato la polvere acrilica né tantomeno i pennellini, perché io già li utilizzavo, quindi ho già altri pennelli, nel caso poi magari li prenderò ma più avanti. E non ho acquistato le polveri acriliche perché io ho già delle mie polveri acriliche, oltre al fatto che è un sistema che non uso particolarmente, se non veramente in rari casi. L'acrilico ormai secondo me è un pochino superato, quindi lo uso veramente pochissimo, quasi nulla, e ho deciso quindi di non fare quella spesa. Ho però deciso di acquistare dei colori nuovi che ci sono stati, che sono appunto questo kit di semipermanenti che è stato chiamato Good Vibes, questo qua, i due colori nuovi e questo qua è invece l'omaggino che adesso vi mostro, la Raspacalli. Apro e chiudo parentesi ragazze, sull'autoclave in BOS, se volete io ho il codice sconto proveniente direttamente dalla ditta, quindi se vi può interessare io vi posso fornire un codice sconto per l'acquisto in modo che voi la pagate ancora meno rispetto al costo che ha su Passione Unghie, perché Passione Unghie non ha sconti. Io invece vi posso dare lo sconto al 10% se nel caso foste interessate. Chiusa parentesi, allora, quindi andiamo per gradi. Vi mostro per prima lui che è l'omaggino, che sono questi glitterini verdi bellissimi, mi piacciono tanto, non ce li avevo e sapete il mio amore folle per il verde, quindi ho preso questa nuova Raspacalli con l'intenzione, vi giuro che ho tutta l'intenzione, di farvi un bel video pedicure. Il mio problema principale è riuscire a capire come posizionarmi per far sì che io sia comoda e che voi vediate qualcosa, quindi mi sto ancora studiando un po' le inquadrature, ecco, però magari mi faccio aiutare dal mio assistente, vediamo di risolvere qualcosa, non lo so. Comunque spero di farvi presto un bel video pedicure, visto anche il periodo che ci sta tutta. Quindi ho preso anche lei, la proveremo, vi farò sapere, vi tengo aggiornate, seguitemi su Instagram perché lì vi dico tutto. Adesso proseguiamo con la stesura dei colori. I semipermanenti quasi quasi li lascio per ultimi e mi concentro su queste due novità. Vi faccio un pochino di zoom. Allora, uno è il C158 che è rosa lattiginoso e l'altro è Baby Doll che è il C159. Allora, ve li mostro, eccoli qua. È un bel fucsia fluo con dentro questi glitterini sul viola dorati molto belli. E lui invece è, proprio come dice il nome, un rosa molto chiaro. molto chiaro. Spero che non sia rognosetto da stendere, ma adesso lo vediamo insieme. Tip preparate, quindi andiamo alla stesura. Perfetto, eccoci qua. Allora, direi che possiamo iniziare prima con Baby Doll, che è questo bel fucsia. Io li ho già girati, è molto carico di glitter, buona anche la scrivenza, devo dire. Eccolo qua, molto bello. Andiamo invece adesso a stendere rosa lattiginoso. Vedete le bollicine dentro perché l'ho girato. È proprio un rosa lattiginoso, ragazzi, è proprio come il nome. Quasi non si vede, ma dopo vi avvicinerò la tip. Una volta steso, ho steso i colori, ragazze. Queste qui sono le tonalità. Spero che si riescano a vedere. Dal video devo dire che sono abbastanza veritiere. Lui è veramente molto delicato, è quasi del colore della tip stessa, un natural. Queste qui sono le tip natural e devo dire che sono praticamente uguali. È solo un pochino rosato, ma proprio leggermente. Però è molto carino. Perfetto. Adesso invece andiamo a stendere insieme la collezione
fatta da questi bellissimi 5 colorini, così vediamo anche insieme coprenze e via dicendo. Hanno fatto loro alcuni paragoni con altri colori per far vedere le differenze, dicono sempre che i loro colori non sono mai uguali ad altri a catalogo perché li controllano sempre e via dicendo, però ecco, possono somigliare. Allora, io inizierei col tirarli fuori, ve li mostrerò quando li stendiamo, comparirà qua una piccola clip e vi mostrerò il colore e facciamo insieme la stesura. Primo colore, capoeira, è bellissimo ragazzi, purtroppo mi sa che sfalza, è fluo, mi è un pochino difficile farvi la descrizione della tonalità, però è veramente bellino. Eccolo qua. Numero 258, anche lui ha un colore fluo che dà sull'aranciato. Molto bello, eh? Eccolo qui, anche lui. 256, che è questo bel giallo. Sono tutti fluo, ragazze, eh? Quindi non so quanto rendano, ma sono tutti fluo. Guardate qua. 259, ragazze, questo è spettacolare. Veramente, veramente bello. È un fucsia fluo. Meraviglioso. Eccolo qua. Bellissimo. Questo con l'abbronzatura, meraviglioso davvero. SP260, questo verde acqua, possiamo chiamarlo così più o meno. Bello, molto bello anche lui. Questi qua ragazze sono tutti e 5 i colori stesi della nuova collezione Good Vibes, sono tutti molto belli, tutti molto estivi, mi sono piaciuti, ve li consiglio, belle tonalità, ottima stesura, su unghietta magari farei due passate però, devo dire che si stendono molto bene e sono molto belle le tonalità, davvero davvero molto belle. Invece per quanto riguarda i due gel color nuovi, eccoli qua. Quindi abbiamo il Baby Doll e il rosa lattiginoso. Anche loro sono molto carini. Il rosa lattiginoso magari, nel senso che non mi ha convinto molto, dovrei forse vederlo su unghietta naturale e non su tip. Ma Baby Doll è davvero molto bello. Quindi ragazze, io spero come sempre che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, potete tranquillamente scrivermi qua sotto. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.